Nella splendida cornice del cortile del Palazzo dell'Annunziata è stato presentato un libro. Il titolo, Finché reggerà l'impero, un piccolo libro, opera di una giovanissima scrittrice, Annalisa Cistercense. Piccolo libro, ma denso di contenuto emotivo, tanto da riuscire a coinvolgere il lettore. Annalisa non ha ancora 18 anni, ma il suo concepire una comunicazione emotiva di scrittura fa intuire un possibile notevole talento. Un titolo un po' particolare, Finché reggerà l'impero. Impero viene inteso come mente, ovvero come organo che vive a prescindere da tutto il resto del corpo. Infatti nel libro io spiego di essere convinta che oltre alla mente comune ci sia anche un'altra piccola parte di mente che viva da sola e che ci aiuti a decidere le cose giuste o sbagliate, e che nel momento in cui stiamo imboccando una strada sbagliata ci aiuta a riprendere la dritta via. Il testo del libro è in sostanza un dialogo, la scrittrice dialoga con se stessa, immaginando di trovarsi di fronte ad un'altra persona. Annalisa purtroppo ha avuto un momento difficile nella sua pur giovane vita, la morte del nonno prima a cui era profondamente legata, e poi una delusione amorosa l'hanno condotta ad una severa forma di anoressia. Lo diciamo perché è stato poi detto pubblicamente. C'è stato un periodo abbastanza buio e in qualche modo dovevo risollevarmi. Siccome ero diventata nervosa e molto sgorbutica con la maggior parte delle persone che mi circondavano, ho preferito fare da sola e, essendo un'appassionata di scrittura, ho provato a tirar fuori questa storia dove ci sono io che dialogo con me stessa e cerco di capire i problemi che mi passavano per la testa in quel periodo. Un discreto pubblico ha assistito alla presentazione del volumetto, presente l'assessore alla cultura Manuela Cozzi, il consigliere comunale Ramundo, il quale ha condotto il pomeriggio culturale. La cerimonia è stata organizzata in maniera semplice, ma con cura, con garbo. Un violinista, il professor Antonio Gentile, ha sottolineato con musiche ben scelte i vari momenti dell'incontro. I ragazzi poi, Rosario ed Alberto, hanno letto a due voci brani del libro. È stata una proposta che ci ha subito affascinato per più ordini di motivi. Uno, per la genuinità e la schiettezza di questa giovanissima scrittrice, sia anche per la storia che propone, che sicuramente è importante comunicare ai giovani. Durante la presentazione Annalisa si è interrotta più volte, vinta dall'emozione, emozioni che in qualche modo è riuscita a trasmettere anche ai presenti che le si sono stretti accanto. Io nel libro mi baso molto sul detto carpe diem, ovvero di cogliere l'attimo, perché più di una volta mi sono ritrovata a pentirmi delle scelte che ho fatto, o meglio, per averci riflettuto troppo ho perso quell'attimo che avrebbe cambiato tutto. Allora il mio consiglio è quello di fare le cose come ci passano per la mente. Se una cosa ci passa è perché l'abbiamo riflettuta poco ma abbastanza, bisogna farla senza mai pentirsene.